Vedo che forse è arrivato il nostro Max. Molto, molto bene. Ciao Max, buongiorno. Buongiorno, Ci inizia... grazie per l'invito. Ci iniziamo a preoccupare perché poi quando si va in diretta, no, e qualcosa non va da questa parte e iniziano i sudori freddi, no? Sì, Per anche cui. perché stiamo notando che le connessioni sono un po' tutte vacanti questa mattina, quindi stavamo riflettendo anche su questo. Siamo in mano alla rete, però ogni tanto la rete si buca anche lei. Grazie, ben trovato, Assolutamente. caro Max. Quindi ecco, stavamo anticipando qualcosina su Fireball, questo nuovo gioco che ci ha entusiasmato e incuriosito parecchio, per cui ti lasciamo tempo e modo per parlarcene. Allora, grazie. Fireball Extreme Challenge è un gioco, anche se ha nome americano, inglese, è tutto italiano. È stato creato negli anni 90 come un esercizio per sviluppare potenza e resistenza. Ed è diventato nel corso degli anni l'unico sport al mondo di squadra dove uomini e donne, ragazzi e ragazze, giocano insieme esprimendo lo stesso livello di rendimento atletico. È uno sport dove si vince facendo i punti si fanno con i passaggi. Quindi passare la palla al tuo compagno o compagni di squadra equivale a fare un punto. È uno sport dove quindi bisogna imparare a lavorare insieme, basato sul rispetto totale. Quindi qui non si punta il dito, siamo tutti insieme. E questo è un concetto che ci riporta molto al concetto di comunità, no? Assolutamente Quindi. sì, e mentre tu lo stai raccontando, stiamo vedendo anche qualche Sì, queste sono delle immagine. immagini che fanno riferimento all'iniziativa dell'anno scorso, durante la giornata della Terra, abbiamo lanciato un premio Lucia Grenna, dove per ogni passaggio fatto, oltre a equivalere a un punto, si raccoglieva 1 euro. Fireball è da sempre uno sport che punta alla unità, al rispetto, alla sostenibilità. E per questa ragione ci siamo trovati benissimo con la Smile Academy, con cui abbiamo fatto un accordo di collaborazione e grazie alla quale siamo andati a portare Fireball ai confini del mondo in Assam, India, aggiungendo l'India alla lista di paesi che già praticano questo bellissimo sport. E la cosa importante di Fireball è che qui, come stavo dicendo prima, possono giocare tutti, non devi essere alto, magro, atletico, tutti possono giocare. Io sono bassino, a basketball non potrei mai giocare, a calcio neanche se ne parla perché ho i piedi storti, però a Fireball tutti possono giocare e giocare con successo. Quindi è uno sport che non richiede niente, soltanto una palla, che peraltro, una palla come questa, che peraltro è fatta con materiali totalmente riciclati. I nostri campi sono campi, quelli ufficiali, fatti con materiali riciclati, quindi tutto quanto sostenibile. Ecco, Ritengo stavi. che Fireball, in particolare, sia uno sport che possa essere considerato in un certo modo come una risposta al messaggio del Santo Padre contenuto nella sua enciclica, no? Si parlava del Santo Padre, esorta tutti a effettuare una sorta di conversione ecologica, ma la conversione ecologica passa dal lavoro di squadra, passa dal lavoro di insieme, nel senso che se tutti continuiamo a pensare al nostro orticello e a lavorare con una visione ristretta, questo non può accadere. Fireball sul campo ci ricorda che siamo tutti uguali, che dobbiamo giocare insieme e muoverci nella stessa direzione. L'esperienza effettuata in India con la Assam Academy ha complementato questa filosofia del Fireball perché grazie a queste esperienze in India, dove abbiamo giocato Fireball con con le popolazioni autoctone, con le popolazioni indigene, con The Forest Man of India, cioè l'uomo che Jatadhar Payeng, che ha piantato un uomo solo, un albero al giorno, realizzando, insomma, riforestando 1260 ettari acri di terra. Questo ci vuole. È una conferma che al di là del successo di entrambe le iniziative, Fireball in India e Assam Academy, questo ci conferma, l'esempio di The Forest Man ci confermano che le nostre lezioni contano Abbiamo anche tutte. qualche immagine di quello che è successo ad Assam Fantastico. con Smiley Academy e mentre magari la regia ci aiuta a vedere qualche scena, proprio qualche scatto dal vivo mentre stavate giocando con i ragazzi di Smiley Academy. Ecco, ne approfitto per chiederti qual è il meccanismo tra il passaggio e l'euro che viene raccolto
cioè come funziona, come viene Sì. effettuata e da chi viene effettuata Allora, la donazione? nel corso nell'ambito del premio Lucia Grenna che abbiamo istituito, lanciato l'anno scorso, le comunità ci inviano progetti a carattere sostenibile che possano avere devono avere effetti concreti e tangibili sulle comunità stesse. Quindi voglio costruire una scuola, voglio riforestare un parco, voglio fare. Adesso poi con Smile Academy stiamo lavorando proprio a questo aspetto. Per facilitare appunto l'invio di proposte. Le proposte vengono vagliate, quelle che vengono approvate, per quelle che vengono approvate troviamo dei soldi da fondazioni private, istituzioni, eccetera. Dopodiché la palla torna alle comunità, cioè si dice a chi ha mandato il progetto, ok, il progetto è stato approvato, i soldi sono stati allocati, per svincolarli dovete giocare a Fireball, cioè dovete fare comunità, dovete unirvi e quindi durante questa iniziativa per ogni passaggio fatto in partite ovviamente ufficiali fatte in loco verrà svincolato un euro. Questo cosa comporta? Comporta che la comunità è chiamata a lavorare insieme, perché a questo punto la comunità dice ok, il progetto c'è, hai approvato, i soldi li dobbiamo muovere, non è semplicemente qualcuno che viene e ti dà il quattrino. Dobbiamo fare comunità, dobbiamo lavorare insieme. Lavorando insieme, stando insieme, succedono tante cose. Riapprezziamo il fatto di stare insieme, ci muoviamo, che al giorno d'oggi è una cosa importante. Togliamo i ragazzi dalla strada, li motiviamo e costruiamo quella coscienza, nuova coscienza ambientalista o comunque di rispetto di cui tutti abbiamo bisogno. Cioè cominciare a guardare oltre al giardino di casa. Ma quella che il Santo Padre chiama nella sua enciclica Laudato Si, la casa comune. Il concetto un po' che sia soprattutto Smile Academy, ma anche Fireball vogliono spingere è che noi siamo abituati a vivere tra le quattro mura domestiche, chi ce l'ha la fortuna, il giardino, ma quello che noi facciamo pare di no, ma conta a livello mondiale, cioè ogni azione conta. Se un uomo ha riforestato 650 ettari di roba, di foresta, un solo uomo. Lui dice sempre che è bellissima questa cosa, non l'ho fatto solo io ho dato l'inizio, la natura ha risposto. E questo è meraviglioso come messaggio. E allora il concetto deve essere, dobbiamo cominciare a pensare fuori dalla nostra, a allargare un po' l'ambito della nostra visione. L'esperienza di Smile Academy è stata bellissima perché ci ha tolto dalla nostra comfort zone. E ci ha trasportato in un mondo che in teoria sta dietro l'angolo, perché è tutto fatto di prospettive. Dove tu non puoi uscire di casa o esci di casa e trovi gli elefanti che ti passano liberi Fantastico, fuori da casa. fantastico. Torniamo un attimo al gioco. Sì, facciamo Max. Dimmi. Se per esempio io vado in parrocchia, dico ragazzi, stasera si gioca a Fireball e quelli mi chiedono, sì, fratello, ma come si fa? Ecco, in breve, quali sono le regole? 5 regole principali. Uno. Si gioca con una palla come quella che ti ho dato, serve qualsiasi spazio, se avete uno spazio 25x15 va bene, altrimenti si adatta a qualsiasi cosa. Si vince facendo punti, ogni passaggio al tuo compagno o compagno di squadra è un punto. La palla va passata ogni 2 secondi, quindi molto veloce. In campo, se possibile, non si sta mai fermi, quindi o si saltella sul posto o si corre. Le squadre sono, quando si ha un campo regolamentare, di 7 contro 7, 3 devono sempre appartenire al stesso posto, quindi o 4 femminucce e 3 maschietti o viceversa. E ultima cosa, non è un gioco violento, quindi non si spinge, non si danno botte, non si danno calci, pugni, eccetera. Si ruba la palla, si cerca di rubare la palla senza contatto fisico. Le regole sono poi ufficiali, sono tutto gratis sul sito. Quindi non è un problema. E in 5 minuti si impara, i ragazzi sono in parrocchia, lo possono imparare. Se volete, quando sono in Italia, sarò ben felice di venirvi a trovare, giocarlo con voi e insegnarvelo. È sempre un piacere. Con molto piacere, con Allora ci molto alleneremo piacere. perché abbiamo visto che è molto frenetico come gioco, quindi ci Infatti. vuole fiato. Ma sai, Fredito, mi metto anche nei panni dell'arbitro, non se la passa benissimo, no? Vero? Sì, infatti ne abbiamo 4. Però voglio dire, va bene, si può fare tutto. La cosa importante è che si possa fare tutto. Quindi, Molto, molto bene. volentierissimo, se voi avete la voglia, mi chiamate, Assolutamente non c'è sì. problema. Assolutamente sì, ci lasciamo con la promessa di un tuo passaggio a San Giovanni Rotondo, è il caso di dire, un Dillo tuo passaggio passaggio. che duri più di 2 secondi. Assolutamente. Posso dire un'ultima cosa? Prego, prego. Posso dire. Nel ringraziarvi, visto che tra una settimana è il giorno della terra, volevo Assolutamente. invitare tutti ad aiutarci a piantare alberi, perché
facendo una donazione sulla pagina di GoFundMe di Smiley Academy, che è appunto un partner di Fireball, della selezione di Fireball. Vogliamo piantare alberi e dare qualcosa potrebbe essere un ottimo gesto per poterlo fare. Quindi andate sulla pagina di Ti ringrazio tanto GoFundMe. per aver chiuso così. Noi lunedì prossimo ci ritroveremo alla regola della sostenibilità per celebrare insieme la giornata della Terra e ci saranno anche i ragazzi e le ragazze di Smiley Academy. Grazie infinite a tutti, grazie.